RSC Radio Studio Centrale. Amici belli, ormai ogni settimana, lo sapete anche voi, c'è l'appuntamento fisso con il Volley Catania, Elios Messaggerie. Oggi pomeriggio, finalmente, un catanese, beh in realtà l'abbiamo avuto un altro catanese, ma un catanese che può parlare di questa squadra in un determinato modo, perché Pricoco, tu da quanti anni sei in questa società? Questo è il quarto anno. Quarto anno, intanto benvenuto. Grazie. Allora, Francesco, ti chiamano Ciccio gli amici? Assolutamente sì. Quindi io ti devo chiamare Ciccio. È giusto. Allora Ciccio, tu sei da 4 anni in questa società e fra l'altro già mi è stata spiegata una cosa molto importante, che è il tuo cambiamento di ruolo. Perché? Spiegaci. Beh, perché 4 anni fa, quando ho iniziato, in realtà da prima di questi 4 anni, ho sempre giocato nel ruolo di schiacciatore. Anche se alto 1,85, che per la pallavolo non è un'altezza pazzesca. No, decisamente no, ecco. Infatti sono tra i più bassi della squadra attualmente, quindi questo è stato inevitabile il mio cambio ruolo, certo, per giocare in questa categoria. E dall'anno scorso, proprio quando abbiamo fatto poi la promozione 3 anni fa, ho deciso di passare appunto nel ruolo di libero. È stata una scelta sicuramente importante, anche perché mi ha permesso, certo, di arrivare poi quest'anno ad avere la possibilità di giocare titolare. Però chiaramente quando si cambia ruolo bisogna riadattarsi, soprattutto credo mentalmente ancor prima che fisicamente, diciamo. Sì, perché poi sono comunque dei gesti tecnici che si facevano anche da schiacciatore, certo, solo che chiaramente quando si fa lo schiacciatore si ha anche quella possibilità di sfogare un po' quelli che sono le difficoltà anche su un altro gesto tecnico, che è appunto quello della schiacciata. Da libero bisogna essere molto più mentalizzati anche a delle eventuali difficoltà, sì, a mantenere anche calmi gli altri componenti della squadra, a gestire molto la fase di difesa, di ricezione. Quanti anni hai tu? Sei del 93, mi pare. 93, 25. 25 anni, sì. 25 anni, anche se ragazzi, 25 anni, qui ce li abbiamo tutti, giovani ma vecchi, è bellissima questa cosa che sto riscontrando in questa squadra, mi piace il fatto che stia passando chiaramente il fatto che siete dei bravi ragazzi e che siete delle persone molto normali, mi piace che passi questo perché io lo sport l'ho sempre interpretato così, però non è scontato in realtà. No, non l'è assolutamente, soprattutto insomma sono molti anni che ho la fortuna di fare sport, soprattutto ovviamente la pallavolo. Sì? Hai fatto anche altri sport? No, da piccolo, ma insomma il mio sport principale è sempre stato la pallavolo, assolutamente, gli altri di contorno. E non è semplice trovare un gruppo anche così omogeneo da questo punto di vista, ed è importante anche per il segnale che si dà non solo ai giovani ma anche alla città. Ecco, io infatti per questo dicevo che mi fa piacere il fatto che tutto questo venga colto in maniera chiara da chi ci ascolta, perché secondo me questo deve essere un valido motivo in più per sostenere una squadra così, perché se lo meritano da tutti i punti di vista. E poi diciamo che ve lo meritate anche perché state andando bene quest'anno. Fino ad adesso devo dire che le cose stanno andando bene. Parliamo di quest'ultima partita e poi ci proiettiamo verso le prossime due fuori casa. Sì, ma questa partita diciamo che la definirei la partita perfetta per fare un passo falso, perché sì. Interessante questo punto di vista, perché qualcuno potrebbe dire ma come, hanno vinto 3-0, come però nascondeva tantissime insidie, perché noi venivamo da una bella vittoria, anche se molto sofferta, contro Gia del Colle, una partita molto tirata, difficile, una squadra anche particolarmente attrezzata, e mentre invece loro venivano da qualche sconfitta, diciamo militano nelle parti medio-basse della classifica, sì, quindi all'apparenza, dato che noi al Palacatania finora, salvo con Bergamo, abbiamo sempre fatto delle prestazioni abbastanza convincenti, e anche con Bergamo, ma l'abbiamo appunto perso, e sembrava quasi scontato la nostra vittoria, e quando è così si rischia di approcciare male le gare e rischiare troppo. Però fortunatamente abbiamo avuto un buon approccio. Anche... Ma il mister perché non era così contento? Io sono curiosa di questa cosa, che il mister era contento ma... Contento ma perché innanzitutto è sempre importante anche nelle vittorie trovare degli spunti di riflessione per migliorare. Certo, certo. Ma è chiaro che andando a vedere anche la partita in numeri, nelle statistiche che sono quelle che poi analizziamo, è chiaro che ci sono stati alcune parti, soprattutto del cambio palla, del contrattacco, in cui siamo stati magari un po' deficitari, abbiamo lasciato in vita l'avversario in alcuni momenti in cui potevamo assolutamente chiudere magari il set della partita prima. Ve la siete presa un po' comode in un certo senso. Sì, abbiamo anche, secondo me non abbiamo effettivamente rischiato, perché abbiamo sempre avuto il pallino del gioco noi, nonostante loro siano stati sempre attaccati però alla partita. Però giustamente dice punto a punto con una squadra che comunque non è esaltante nel gioco, non ci sta non in ci casa, sta, fra l'altro. Oh, anche di questo parleremo fra pochissimo, voi restate lì, oggi stiamo conoscendo meglio Francesco Pricoco.
RSC Radio Studio Centrale. Amici belli, eccoci per questa seconda parte della chiacchierata con Francesco Pricocco. Non so se avete notato, io sì, l'eloquio elegante. Ragazzi, come parla bene Francesco Pricocco? Perché, adesso dobbiamo dire, cioè in realtà non perché studia, no, perché conosco gente laureata che parla malissimo, e anche con due lauree, fra l'altro. Non so come facciano, è strana sta cosa. Tu sei anche uno studente. Sì, sono uno studente di medicina, mm-hmm. sono al quarto anno di medicina, ho concluso già un altro percorso, sono laureato in fisioterapia, ma... Cosa che ci interessa tanto, devo dire. Parliamone, Francesco, cioè un altro lavoro così... A umma umma lo potresti pure fare, hai già un cliente possibile. È che purtroppo Mister Puleo non è molto d'accordo, no. Il programma di allenamenti non è facile trovare del tempo. Vabbè, in effetti state andando molto serrati su questo, come sì, giusto che sia, anche perché è una squadra che non è ancora totalmente rodata nell'equilibrio, nel senso ci sono chiaramente dei nuovi elementi, sì. Tu sei uno dei vecchi, fra virgolette, sì, quindi... Sì. Però, la squadra sta crescendo, ma la cosa bella è che ancora intravediamo molti margini di miglioramento. Molti. Mm. E noi lo sappiamo, lo sa il mister che ce lo ripete continuamente. Sì. E sappiamo che... Tu sei convinto di questa cosa? Assolutamente sì. Assolutamente sì, perché secondo me siamo accanto ad alcuni elementi che sono sicuramente più esperti. Siamo, perché mi metto anche io, certo, nel gruppo, siamo giovani che possiamo assolutamente e dobbiamo migliorare. E secondo me... qualche miglioramento potrebbe portarci ad ambire magari a dei palcoscenici importanti. Mm. Non è detto che questo effettivamente riusciremo a farlo, ma sicuramente deve essere il nostro obiettivo. Certo. Secondo te qual è il punto sul quale bisogna agire principalmente? A parte la concentrazione, che mi sembra sì, di capire è sì, un po' il quid della faccenda. Sì, ma soprattutto la costanza. Mm. Riuscire a mantenere un livello di gioco costante senza avere magari dei bassi eccessivamente importanti, così da mantenere un livello che ci permetta di affrontare comunque le partite con delle basi solide. Certo. Poi ci sono le partite in cui tutto viene un po' più facile, qualcuno in cui viene difficile, però... cercare di mantenere sempre un livello standard e poi su quello andare a costruire i picchi che ecco, possiamo avere. Che si possono avere. Sì. Senti, è stata... So, perché io leggo sempre il comunicato stampa della dottoressa Di Stefano, che io voglio ringraziare perché lunedì mattina io leggo sempre, quando non posso vedere la partita, che è stata una settimana un po' complicata per sì, te. Sì, per me e anche per Corrado, sì, come ha dichiarato anche il mister. Venivamo da una prestazione un po' opaca entrambi. La scorsa settimana contro il Gede del Colle abbiamo avuto sì, qualche difficoltà in più rispetto alle partite precedenti e questo chiaramente dispiaceva. Certo. E abbiamo cercato di lavorare moltissimo, soprattutto sulla fase di ricezione. Abbiamo fatto anche alcuni momenti di allenamento specifico e differenziato sì, rispetto ai compagni, in aggiunta agli allenamenti già preventivati. Abbiamo cercato di migliorare, di dare il massimo e fortunatamente, insomma, questa partita i risultati poi si sono visti perché fortunatamente abbiamo fatto una buona prestazione. 3-0, poi insomma sì, risultato tondo, convincente, non c'è sì, dubbio. Le prossime due partite, caro Ciccio, è perché ragazzi le prossime due partite sono fuori casa e contro due squadre che sono della vostra stessa fascia, posso dire? Sì, diciamo che noi speravamo di arrivare a questi scontri diretti trasformando gli scontri diretti. Noi il nostro obiettivo l'abbiamo raggiunto. Sono due partite che fondamentalmente ci diranno chi siamo, ecco, perché andare a giocare fuori casa contro Grotta Zolina e Club Italia, che sono due squadre molto attrezzate, con delle fisicità anche importanti, tornare da queste due partite con un bottino di più di 3 punti, quindi 4, 5, 6 punti perché no, certo, sarebbe molto importante anche perché ci proietterebbe nella fascia alta della classifica. E soprattutto perché a quel punto... Babbo Natale, quando arriva il Natale, il vostro regalo è meritato. Perché insomma, vicino il Natale, vicino in mezzo queste due partite. Cioè, nel senso che anche io credo da un punto di vista psicologico, concludi in un certo senso l'anno, che non è l'anno ovviamente sì, inteso sportivamente, con una convinzione in più, con una consapevolezza in più. Sì, assolutamente, e con una carica in più. La cosa positiva, che poi può essere anche un, cioè può essere sia un pro che un contro, è che effettivamente il campionato non si interrompe, perché noi anche durante certo, la fase natalizia, certo, a cavallo tra Natale e Capodanno, andiamo a concludere il girone di andata e cominciare già il girone di ritorno, quindi in realtà c'è poco tempo per realizzare mentalmente. Sì.
Però sicuramente sarebbe un'iniezione di fiducia non indifferente e avremmo comunque anche poi nel girone di ritorno magari diciamo che gettereste qualche scontro diretto in casa in più. Ecco, le gettereste le basi per un girone di ritorno diverso in certo senso. Sì, anche perché solitamente le squadre giovani, come poi effettivamente siamo per gran parte noi, danno il meglio anche nella seconda fase di stagione. Quindi la prima fase è anche un po' più critica perché è quella di costruzione degli equilibri. Di riscaldamento. Se li costruiamo bene, insomma, speriamo poi Oh, noi lo sai, vi seguiamo e lo facciamo con grande entusiasmo, fra l'altro di settimana in settimana regaliamo anche dei biglietti per venire a vedervi in casa, ovviamente poi possiamo seguirvi anche fuori casa, io ormai mi sono appassionata, è ufficiale, lo dico sempre, sono ripetitiva ma è la verità, perché sono rimasta molto colpita principalmente, devo dirlo, dall'ambiente. Poter vedere, gustare una partita in un ambiente veramente sereno, gioioso, pulito, per me fa un'enorme differenza. Poi, voglio dire, guardate che faccia che ha Francesco Pricopo, che potete anche vedere in video, ovviamente. Proprio, cioè, la faccia brava, ragazzo. Grazie. Cioè, tu sei il classico ragazzo che le mamme vorrebbero per la propria figlia. Te l'hanno già detta questa cosa? Oh, fortunatamente sì, insomma, sono contento così, di ragazzi. Questo, spero di meritarlo, ecco. Assolutamente. Francesco, allora, alla prossima, noi come sempre vi seguiamo e grazie per essere passato dal salotto. Grazie a voi, è stato un piacere mio.